My name is Claudia. I'm calling you from Washington, D.C., from the studios in Fairfax City. We're very humbled that Pinot and I, you accepted our invitation to a show with the help of Vito Lore, who is going to be helped with the translation. So we are very happy. Pino and Vito, welcome to the show. Benvenuti, grazie. Thank you. Grazie. Grazie a te. Pino, how the COVID affected you in the last 2 years? It had been difficult times in Italy and over the world with the COVID and the pandemic. How did come affect il COVID, you? Come il COVID ha influenzato la tua vita negli ultimi 2 anni? Beh, chiaramente, come tutti. Cioè, però sono riuscito a lavorare da casa e ho fatto due colonne sonore, due film. As everybody, I had been problems, but I actually get two soundtracks and that I do it from home, actually. Oh, that's pretty good. Yeah. Let's go back to the beginning. Pino, were you born like in a musical family? How old were you when you began taking piano lessons or guitar lessons or violin lessons? I can say violin. Ha chiesto se sei nato in una famiglia di musicisti, a che età hai iniziato a suonare e quale strumento. Io lo so. Va bene, allora ho cominciato da ragazzino a start when I was musica. To study music. Chiariamo una cosa, tu traduci mentre io parlo? Dipende. Traduci alla fine. Dipende, se la frase non è eccessivamente lunga posso tradurre alla fine, però rischio magari di perdermi qualcosa, come preferite. Ok, ok. No, come okay. Si dice? No, allora, se la frase non è eccessivamente lunga la traduco tutta alla fine, va bene. Ah, ok, ok. Allora, sono nato in una famiglia di musicisti, fin da ragazzino sentivo suonare, mio padre suonava il violino, mio nonno fisarmonica, mio zio batteria, un altro zio fisarmonica, quindi sono cresciuto con la musica e soprattutto con la musica leggera. I was born in a family made of musicians, my father, my grandfather and two of my uncles were musicians, so actually music was always in my family and especially pop music. Perfect. My understanding is you studied in the conservatory in Venice. Studiato al settore di Venezia, giusto? And then sì, at the conservatory in Milan. Yeah. Mio padre, visto che lui non aveva potuto studiare, ha fatto studiare me, quindi molto severamente mi seguiva col violino, perché a un certo momento ho scelto di suonare il violino come lui. E sono entrato al conservatorio e subito sono andato bene, insomma, avevo talento per il violino. Cioè io, la cosa mia più bella era che suonavo bene. Era meglio del compositore, meglio del cantante, era meglio di tutto. I miei sogni erano quelli di fare il solista. Poi il destino ha voluto cambiare tutto, ha mescolato le carte e ho fatto altre cose. My father insisted to make me study music. Absolutely, he wanted, because he couldn't do that, so he wanted me to do that. And I started to start on violin, and I went to the conservatory. But the point is that I was very lucky because I was very good in playing violin. I was better as a violin player than a composer, or better than a singer. And actually, my dream was to play violin, solo violin, as a solo violin player, as a career. But then things were different, and I did the different choices. I got it. And I think at early his life, in the summer of 1959, he ended up his classical career, and then he made a debut with Paul Anka at the time. Giusto che nell'estate del 59 c'è stato, come dire, il passaggio alla musica pop e l'incontro con Polanca, è giusto? Sì, in un certo senso, ma io già studiavo al Conservatorio di Milano, suonavo già, per dire come ero bravo, suonavo già con Abbado, che facevo l'ottavo anno, ero l'unico che non è diplomato, insomma. Però nello stesso tempo io seguivo sempre la musica, le canzoni, perché ce l'avevo dentro fin da ragazzino. Quindi c'era un concerto di Polanca a Milano e sono andato a sentire Polanca. E da lì ho cominciato a scrivere i miei primi temi, le mie prime canzoni. È stato in pratica Polanca a ispirarmi. Yeah, actually, when I was a student, I used to play in very important orchestras such as with Claudio Abbado.
Even if I was not completed my studies, because I was at the eighth on 10 years of the conservatory, and actually in that year I came to listen to Polanka concert, and that was the very beginning. I started to write my own music, and that was my very beginning. I got it. And then when he was writing, so I think he was part of the San Remo Festival. With Come Sinfonia and another success with Una Casa in Cima al Mondo. Sì, e come è stato con Sanremo, con Una Sinfonia e Una Casa in Cima al Mondo? Beh, Come Sinfonia è stata la mia prima e lì ho avuto grande successo anche come cantante, quindi in pratica lentamente ho abbandonato il conservatorio perché il mio insegnante dopo Sanremo non mi ha più voluto in classe perché mi aveva detto, avevo detto fra una settimana sono qui a fare la lezione e poi dopo il successo sono rimasto un mese senza andare al conservatorio. Allora non mi ha voluto più vedere e da lì ho continuato, insomma. E Come Sinfonia in pratica era un po' ispirata alla musica classica come tipo di arrangiamento, come tipo di accompagnamento. Cioè, invece di fare le duine, dan, 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 col pianoforte, con le terzine, dan, 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 dan. Io le arpeggiavo. E questo ha suonato molto originale al pubblico delle canzoni. E Come Sinfonia ha venduto, non mi ricordo, qualche milione di dischi, ma insomma sono andato subito primo in classifica e da lì è cambiata la prima parte della mia carriera. Yeah. So the funny thing that is when I went to Sanremo for the very first time, I had a huge success. So huge that when I came back to the conservatory, my teacher didn't allow me to take back lessons again from him, because you know in those years, if you did classical music, you could not do pop music or any other style. So my teacher did not accept me again in his classroom. And then I did the Come Sinfonia, which is actually, even if the song is somehow related to classical music and symphonic music, and I used to also in the arrangement of the piece, instead of doing duets or triplets, I did some arpeggios, which was somehow new in the pop audience, and I sold some million records, so it was the beginning of my career as a singer. Yeah, thank you, right. And then in 65, he got a huge hit with Lo Cien on Vivo, which sold 80 million records worldwide. Some of them were performed by, I think in English will be, you don't have to say, you don't have to say, yes, Io che non vivo. Yeah, big, big success, man. E 65, Io che non vivo, che è stato insomma un successo enorme e che è stato anche cantato in inglese, insomma in tante lingue, fatto in mille versioni, no? Sì, ho 300 cover. 300 covers. Wow. Di cantanti importanti, poi quelli che l'hanno fatto su internet sono tantissimi. Sì, beh, ma lì la fortuna, di nuovo il destino in mezzo, che la sera prima aveva cantato Dusty Springfield una canzone che non è entrata in finale. Allora lei è venuta a sentire la seconda serata e cantavo io. Dopo 20 anni che l'ho vista a New York a un concerto, mi ha raccontato che quando mi ha sentito cantare Io che non vivo si è commossa e il giorno dopo, che doveva ritornare a Londra, ha trovato il mio disco nel negozio, se l'è portato a Londra e è stato un po' prima di fare cambiare il testo, perché il testo non è la traduzione vera e propria dell'italiano, ma è un'altra cosa. E quando aveva il testo buono, insomma, ha inciso il pezzo e ha detto, ha scritto la canzone della mia vita. Io ho detto anche della mia, insomma, in parte. E così, niente, lei è stata, il merito è stato suo, perché lei dopo in America, quando era già in classifica, l'ha sentita Elvis Presley, Elvis ha voluto cantarla, quindi dopo Elvis l'ha cantata a tutti, Brenda Lee, Vicky Clark, Carla Thomas, Vic Damone, cioè io ho una lista di cantanti di quell'epoca enorme, insomma. Mi permette, ho 80 milioni di dischi con tutte le versioni, chiaramente.
E poi questo è il nome della cantante, per favore. Dusty Springfield. Dusty Springfield was the very first singer who listened to my song. And the funny thing is that we were in the same night, and then her song was not admitted to the final selection. And wow. So he went back to listen singers, and she listened to my song, and she fell in love with this song. So went back to London. She bought the vinyl, the disc, and immediately wanted to record it. It was a hit because it was at the first place in the charts in the GB charts. And after that, Elvis listened to the song and wanted to do the song again. And from them, the fate, because the fate is always important in my life. And so from Elvis to forward many singers, because I had 300 covers of my song made by prime singers, of course. Not even counting the YouTube versions of the private versions, and the song sold 80 million records. Wow. La cosa importante è che la incidono ancora, questo è strano. And they still record it nowadays. That's important. Wow, impressive. So then from doing pop, Sanremo, making very good money, 80 million records sell all over the world, how he went from there to begin doing moving to the composing music for films? La domanda è legittima, cioè un successo del genere, milioni di dischi e poi passiamo alle colonne sonore, come è successo? No, non è che io ho cantato per una ventina d'anni. Poi un giorno tornavo da una serata a Venezia, dopo che avevo cantato tutta la notte, e erano 6 di mattina, e un produttore, un certo Ugo Mariotti, che era non produttore proprio esecutivo, ma era un prestanome qui italiano, diciamo, all'edizione inglese, un po' complicato da spiegare, mi ha visto passare questo vaporetto. Siccome il film era di parapsicologia, ha pensato che la mia immagine fosse mandata dall'aldilà, e se l'ha messa in testa, forse aveva fumato tutta la notte, non lo so. E quindi alle 11 del mattino, dopo che avevo dormito un po', mi chiama e dice: sai, vorrei farti vedere un film e proporti per un film che c'è, e tra i nomi che sento Julie Christie e Donald Sutherland. Allora sono andato all'incontro e ho conosciuto il regista Nicholas Roeg, e mi ha fatto vedere alcune scene del film e mi ha detto cosa vorrebbe, e io dopo un paio di settimane ho fatto sentire tre temi che erano i più importanti del film, e lui è rimasto entusiasta e ha portato questa musica a Londra. A Londra c'era un produttore che non mi voleva, però dopo un produttore, quello che metteva i soldi americano, ha detto: se scrive questa musica che problemi abbiamo? E quindi mi hanno richiamato in Inghilterra e ho fatto il film. So again the fate, because actually I was a professional singer for about 20 years, and one night coming back from the boat in Venice, there was a producer who Ugo Magliotti. Ugo Magliotti, who saw me, and probably I don't know why he thought that my being there was something sign of the fate. And so he contacted me because for doing the movie, for music for movies of about parapsychology. And so I saw the music was with Julie Christie and Donald Sutherland. And so, okay, I spoke with the director. I said, okay, and in a couple of weeks, I wrote three themes, which was actually the main themes of the movies. I sent them to him. He liked the music. But back to London, the English producer did not wanted me to do the score, to score the music. But actually, the very main producer, who was American, listened to the themes and said, "What problem do we have with such music? So let's go on in this way."
Yeah, I got it. In 1973, he ended up creating the film score from this a different version called Don't Look Now. It's unbelievable. I mean, from I think at the track Christine is Dead. I mean, how you went from this is important question. How you go from San Remo doing pop music, selling a lot of music, and create this. This is the first one. This is a masterpiece. I mean, it's not that somebody is playing on the street and all of a sudden playing the conservatory. It's a big. This is very, very good, Pino. È veramente un capolavoro, insomma, ed è incredibile il percorso che è stato fatto passando da Conservatorio, poi Sanremo, poi l'inizio dei film per arrivare a questo qua che dovrebbe essere, insomma, eseguito nelle sale da concerto, insomma. Sì, però l'ho fatto grazie proprio perché avevo studiato musica prima, perché non è che ti improvvisi. Poi ho avuto la fortuna che era un film girato a Venezia, che io vivo, che conosco bene, che conosco le calli di notte, i gatti, tutte quelle sensazioni, quelle atmosfere che c'erano nel film. Quindi diciamo che sono stato favorito da questo, secondo me. Ed è andata bene proprio per questo. So first of all, the most important thing that I studied music for many times at the conservatory. So it was not that I woke up one day and said, okay, now I'm going to be a composer for movies. But then my fortune and then again the fate was that the movie was shot in Venice, which I know very well. I know all the streets, all the lights. And so it was particularly easy for me to get into that film because it was shot in a place that I knew very, very well. Wow. Well, un'altra cosa, poi il discorso delle armonie, diciamo, del film, la suspense, ero molto appassionato di pittura e quindi ho pensato come un pittore astratto sovrappone i colori, io potevo sovrapporre gli accordi, perché avevo studiato sì composizione, ma non al punto di sapere fare quelle cose. Allora, pensando a questo, ho cominciato a fare questa teoria di sovrapposizione di accordi ed è venuto fuori quelle atmosfere veneziane. Ecco, non volevo spiegare questo. Yes, questo è molto interessante. So what I did, because actually I studied composition, but I did not study composition for so many years. But I had an intuition because since I love very much painting and especially abstract painters, I thought that I could use the chords just like an abstract painter used the colors. You know, putting them one on another one. So I tried to do the same thing that they did in painting, in music, using chords instead of colors, and that's what was the result. I got it, perfect. In 1974, you did another excellent score. I think it's Corruzione. Per il Palazzo di Giustizia. Yeah. Feel free to elaborate on. All my question is for him to comment in the score, how was like, the director, whatever he want to talk to. Ok, lui fa domande sul film e insomma puoi dire normalmente quello che più ti interessa di quel film, insomma, di questo film in particolare, 74? Ma del 70 è, diciamo che ormai la mia carriera vedevo che era nel cinema, perché è vero che ho fatto il primo film là, ma ho smesso di cantare perché mentre dopo, diciamo, Don't Look Now, cantavo, credo, a Cannes, in qualche altra parte, e mia moglie non mi trovava. Mi avevano richiesto per fare Il giorno della Medusa. Era un film con Richard Burton. E siccome non mi hanno trovato, io ho perso il film. Allora è lì che ho deciso, scrivo solo per il cinema e smetto di cantare. Che questo è un po' importante sulla mia storia, sulla mia vita, insomma. Yes, poi ti dico di corruzione. See, okay. So first another thing, then when we are back to Corruzione a Palazzo Giustizia. The funny thing is that I thought I really started thinking that composing songs would have been my main job, because I was singing maybe in Cannes or whatever, and my wife couldn't reach me. Because they call me to do the score
for a film with Richard Burton, which is in Italian, is Il Giorno della Medusa. I don't know which was the English title. And since my wife could not reach me, I lost the movie and then some other composer. That's why I decided, no, I want to do that and want to focus my attention on scoring films. Torniamo a Corruzione. Sì, Corruzione, beh, ho continuato, ho aspettato il secondo film, è arrivato un altro americano, Herb Ross, che portava il suo film. E poi ho cominciato a chiamarmi qualche regista italiano, che era Ali Prandi in quel caso. E Corruzione per la Giustizia, film con Franco Nero, ero amico anche di Franco Nero, e quindi è un film politico, un film che ricordo, che amo perché è uno dei primi, sai che i primi è come i primi figli, insomma. Lì ero ancora un po' indeciso su come scrivere, come non scrivere, dovevo farmi tutto il mio percorso ancora. E, però è un film che ha avuto un certo successo e con Ali Prandi poi ho scritto anche altri tre film. Però mentre lavoravo con Ali Prandi sono stato chiamato da De Palma e lì un altro cambio del destino. E da lì è partito un'altra cosa di qualità, di cinema diverso, insomma. So first of all, it was strange because I started my career doing movies in the US rather than in Italy. And since I did these movies in the US, some Italian directors started to call me, just like Ali Prandi did for these movies, which is a political movie that I particularly like and particularly have affection for, you know, because these are my very first movies, my very first course. It's like your first songs, you have a particular emotion. And that's why we started with Franco Nero, which was a close friend of mine. And starting from them, I did three more movies with Ali Prandi. And in those years, Brian De Palma called me. And again, the fate start a new part of my career. Even because in the very first movies, I was really, again, thinking about how to do this profession, in which way to approach a movie and all the things that are connected. Perfect. And that in 1976, we have, of course, the first collaboration with Brian De Palma and Carey, which is this. I think this may change a lot, probably in his life and Brian De Palma's life in movies in America, because he didn't have a budget that day, and it did very well in the movies. And then all of a sudden, Brian De Palma and Pino Donaggio became very, very important in the world. This is another masterpiece as well. Sì, questo è un altro capolavoro, insomma, che è stato, credo, fondamentale sia per Brian De Palma che per Pino Donaggio. L'inizio è veramente di una collaborazione incredibile e, insomma, vorrei sapere qualcosa su questo film, sul budget, su come avete lavorato. Sì, intanto lui, dico come mi ha chiamato, perché mi ha chiamato, lui, che è più interessante che dire dei budget, dei lavori. Lui aveva un amico che aveva comprato un mio disco passando per Londra, il disco di Don't Look Now. Mm-hmm. Allora, Brian era morto da poco, Herman. Quindi cercava il nuovo compositore, ma non voleva i soliti compositori di Hollywood. E parlando con questo amico, gli dice: vieni a casa mia stasera a mangiare, ti faccio sentire questo compositore veneziano. E allora è andato là, dopo mi ha raccontato chiaramente che si è fatto dopo proiettare il film, se ascoltava, guardava il film con gli occhi chiusi per ascoltare solo la musica, insomma trovava che come usavo gli archi avevo delle similitudini a come li usava Herman. E io chiaramente non lo sapevo perché era il primo film che facevo, ma insomma lui ha trovato queste cose qua e mi ha chiamato per questo. Poi per Kerry è stato molto semplice, perché lui, Brian è molto preciso, cioè lui ti chiama quando ha finito il film, non taglia più niente e i tempi sono quelli definitivi.
perché io sono andato in America con lui, parlavo di punti musica, ha preso questo, facciamo così. Intanto c'erano anche delle canzoni che lui, siccome Herman non scriveva canzoni, pensava che non scrivessi neanch'io, non sapeva che venivo dalle canzoni, dal pop, non sapeva che io ero l'autore di Io che non vivo, You Don't Disturb Me. E quindi ho detto no, no, perché le scrivo io? Ah, puoi fare anche canzoni, sì. Allora ho fatto tutto, sono tornato in Italia con i suoi appunti e ho cominciato a scrivere. Poi lui ha sentito la musica solo quando sono andato in sala d'incisione. Lui non è come adesso che vogliono sentire il tema, Mille devono sentire provini. mille provini, ecco, bravo. E lì proprio lui sentiva la musica in sala. E molte volte veniva giù gli applausi, quindi ero molto felice. E così è stato con Kerry. Insomma, io ho trovato che, per esempio, nella scena dopo il sangue che viene giù su Kerry, tutto quel silenzio e tutto quello che lei combina, che chiude le porte, le finestre, ma qualsiasi compositore hollywoodiano avrebbe messo l'orchestra forte, cosa. Invece io con dei bassi lunghi, con bassi e celli lunghi, con i suoni di synth, ho fatto tutta la scena e lui era felice perché si sentivano i rumori, si sentivano le risate, si sentivano le urla e si sentiva la musica. E Ok. lì già ho conquistato Brian, insomma, facendo vedere queste cose. Poi i temi sono quello che piacevano di più, che era il mio forte, e lì sono andato facile. Cerco di ricordarmi tutto. Sì. So, first of all, the most interesting thing that happened was how Brian De Palma called me. Because actually, Bernard Herrmann has passed away. And so he was looking for a new composer to work with. But he didn't wanted any standard Hollywood composer. So the funny thing is that a friend of Brian De Palma in London bought a record of mine and said to Brian, "Okay, come to me, come over tonight and listen to this composer from Venice, which is very interesting." So he did, and so that they that so how he called me because. He wanted to see the movie and actually used to look at the movie with the eyes shut because he wanted only listen to the music. And he found that there were some similarities between Pino style and Bernard Herrmann style in the using of the chords. And even if I was not aware of this because I was by the very beginning, but I probably Brian De Palma like these similarities. And so I came back to Italy and I to compose the themes. And the interesting thing for working with Brian De Palma is that he's very precise. So he gives the film to the composer only when the film is the editing is absolutely closed and definitive. Not just like today that many director used to do even many editing changes even in the very final phase of the post-production. And so I went back to Italy. I wrote the music and I came back to record to the US. And another strange thing of this relation with De Palma was that he did not listen to the music before they went to the studio recording, which is actually weird. Nowadays, it's impossible because actually all directors used to ask you many demos, new versions until they're satisfied. And but even at those times was somehow strange, somehow weird. And Brian De Palma, so actually listened to music only when I was recording the music. And it was a big success, he applauded. And particularly in one scene when Carrie is covered with blood, he liked the choice that I did because probably a standard Hollywood composer would have scored that scene with full orchestra and brasses, percussions, and whatever. Well, I choose to use only a very low bass line. Which for me, I think it's even more dramatic. And the music did not cover the sounds, the voices, the noises, the sound effects.
And Brian was absolutely enthusiastic for this solution that I got. Wow, that's unbelievable. That's pretty good. Però di aver ricordato tutto. Yeah. Sì, 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 hai ricordato. Yeah, Gary is a masterpiece, and as I said before, you know, that was the first movie that the two of them worked together, and they ended up working together for many years after that, right? So the next one is another very good movie that not many people here in the United States know this movie, but it's Nero Veneziano. Nero Veneziano. For 1978 now. This is an Italian version. I listened to all your music again last night, and this is another very, very good score. Sì, dice anche se questo film negli Stati Uniti non è molto conosciuto, è un piccolo film. È un film, sì, anche questo girato a Venezia. Tu non lo sai, ma insomma, dall'immagine forse si vede. Film girato a Venezia, quindi ne ho fatti diversi girati a Venezia, perché le atmosfere mi riuscivano bene, diciamo, dai. E se tu ascolti questo tema che c'è in Nero Veneziano, è molto simile a C'era una volta in America, cambiava solo due note, Ennio. Io faccio, lui scende, solo che l'ho scritto molti anni prima, che non dicono che io ho copiato Morricone. L'ho scritto una decina di anni prima di C'era una volta in America, che con C'era una volta in America poi ti racconto una storia. Mi impegnavo molto, qualsiasi tipo di film, che fosse un piccolo film, che fosse un grande film, per me era uguale, che fosse anche una cosa dopo più tardi televisiva, io scrivevo sempre alla stessa maniera, i temi, aspettavo l'ispirazione, un po' come quando scrivevo le canzoni, e invece la musica di suspense, di azioni, di cose, vabbè, quelle si possono scrivere anche prima, però sempre col visivo. Io volevo sempre avere il visivo, perché ho provato a scrivere sulla sceneggiatura, ma poi se il tema viene, tu capisci meglio di altri, se mi viene di 10 battute, invece nel film ce ne vogliono 13, io non so come aggiungere quelle tre, o viceversa, se la faccio di 13 e ne voglio 10, devo tagliare, cosa tagli su un tema? Allora ho sempre preferito non scrivere se non qualche ballo, qualche cosa che ci vuole prima per andare in playback. E aspetto sempre di vedere il film, quindi io scrivo proprio sulle immagini. Nero Veneziano è uno di quelli che, piccolo film che però ha diverse idee, perché quando hai anche un piccolo budget cerchi di trovare dei suoni diversi, degli suoni particolari per spendere meno, per stare dentro il film, che i film italiani sono sempre un po' così, e quindi è riuscito bene, solo che il film non ha avuto successo, tutto qua. So, first of all, even if this Nero Veneziano was a small production, I want to claim that I put the same attention, the same passion on every movie. Even if it's a small production movie, or it's a colossal or big production, Hollywood production, or later when I did some TV movies, for me it's the same. I always use the same method, the same passion. I wait for the right inspiration. The difference may be that if there is a small production movie, I try to use some different sounds, even for staying in the budget that I got, of course. And so that's why it could be interesting. Also, the fact that I always write on the screen on the movies when the movies is done. I never work on script as some other composer do, because you can write a theme made of 10 bars, and then if on the scene three bars more are needed, that's affect too much the quality of the primal theme. That's why I always write music on the screen, on the movie, on the editing, on the last possible last editing version. But Veneziano was one of the several movies was set in Florence that I did, and all of them was
was good for me because as I told you before, I know very well the city, and then probably the director thought that that was good for them. And the particular of Nino Veneziano, it was a very good movie with a good soundtrack, but the whole production did a very good movie. It's a pity that we did not have a huge international success. Yeah, thank you very much. In 1979, you did another very good movie also, the Tourist Trap. It will be the translation here. United States, feel free to elaborate how that movie came together and so on and so forth. Come è stato fatto questo film? Che cosa ti ricordi? Beh, Tourist Trap, sai, io dopo De Palma in America cercavo anche dei giovani che diventassero come De Palma. E questo regista, David Schmoller, che ho fatto ben quattro film con lui, mi ha cercato perché dopo Kerry, insomma, mi cercavano diversi registi giovani. Tra questi anche Joe Dante più tardi, e ho lavorato con lui. Ricordo che era Charlie Band il produttore, che parlava italiano, quindi mi sono trovato anche bene, però avevano pochi soldi, e anche là, per esempio, i titoli li ricordo molto bene, perché c'è un Balak, cioè, sono dei suoni di quasi di marionette, perché c'erano dei manichini nel film. E ho dato delle voci anche ai manichini, con delle voci, dei suoni con solo aria, sai, con questi suoni, che ho dovuto poi inciderli uno alla volta, perché siccome erano dissonanti, non riuscivano i cantanti a farle in diretta, ma allora facevo fare una nota una, poi chiudevo, facevo fare la nota un'altra, in modo che poi è venuta fuori una cosa che qualche critico ha scritto, che i cori sembravano scritti da Berio, perché erano dissonanti e strani, insomma. Sui giovani mi piaceva lavorare, insomma, perché potevo, vantaggio, puoi fare quello che vuoi, diciamo, perché si fidano di te, che hai già lavorato con quelli più grandi, e quindi sei libero, mi piaceva. Per questo ho fatto quattro film con lui. Ah, un momento, adesso che non ho detto la cosa di Cenerentola in America, me la sono dimenticata, lo dico. First of all, one relating to the previous movies that I forgot to translate, and it was very important. The theme of Nero Veneziano is somehow similar to the theme of Once Upon a Time in America made by Ennio Morricone. Oh, yeah. There is a part which is actually looks very, very, very similar, but Nero Veneziano has been written almost 10 years before. So just to be clear. Yeah. And about the movie, after Carrie, many directors went to call me and to work with me. And of course, I always be looking for young directors to grow with. And David Schmoller was one of these directors, and even Joe Dante some years later. And the good things working with young directors is that they trust you, because you have worked with the big directors, and so they trust you, and you are more free to do what you want. For example, in this movie, I use somehow strange chorus that I had to record note by note, using some plastic stuff and some strange things, and it was the final result was so strange, so weird, that some critics wrote that this chorus sounded like some Berio music. So, but it was a good result. Well, it is good for someone like Pino to early in their life establish a good relationship with a director, because some directors are very, very complicated to work with, right? They will reject the score, you know, like this, you start working, they say no, they say yes, the next morning they say yes. How difficult is that for a
from a film scoring point of view, it's the same for you, Vito, you know, from definitely. On the other end, right? I'm the director, right? I may may or may not like that. I may change my mind the day after. You have to re-record the stuff, rearrange it. So how difficult it is to. Allora, com'è relazionarsi con quei registi difficili a cui non va bene niente, che fanno rifare le cose 20 volte, che cambiano idea, che tornano indietro, no, andava bene, no, faceva schifo, ma sì, lo riprendiamo, insomma. Ma sai che, sono anche presuntuoso, ma ho trovato pochi di questi registi, cioè ne ho trovato uno ma a Hollywood, ma solo perché non parlava bene italiano, mi aveva fatto sbagliare lui, insomma, perché a un certo momento mi ha chiesto un tema nostalgico e minore, perché lui parlava un pochino italiano, era stato un coreografo di un balletto a Roma e ha vissuto un po' a Roma. E a un certo momento, dopo che ho fatto la musica, arrivo là in America, come solito, perché non aveva ascoltato prima anche lui, e a un certo momento sente il tema e dice: ma no, Pino, voleva una cosa allegra, una cosa vivace. Dico: ma scusami, ha detto nostalgico. Ah, no, ho sbagliato. Dice. E ho dovuto rifare il tema lì a Los Angeles, che io avevo già finito, insomma, quindi ho dovuto rifare quello. Però lì è stato proprio una cosa che non ci siamo capiti con la lingua, diciamo. Resto, registi così, forse li ho trovati in Italia, no? Ma non in America. Per esempio, la Cavani è una di quelle che ti fa diventare matto perché non capisce bene cosa, che com'è il pezzo, se non lo sente missato, se sente il pezzo non missato che passa, allora dice: non sarà mica il mio film questo, no? No, dico, no, dopo lo senti, vedrai che va bene. Poi un'altra volta l'aveva sentita già missata, gli piaceva moltissimo, poi l'ha sentita che passava non missata, dice: cos'è questa cosa? Non va mica bene. Ma dico, hai appena detto che andava bene, ecco. Più che altro ho trovato le donne, le registe donne che erano complicate, perché forse sono più umorali dei uomini. Gli uomini sono più decisi, più sicuri, insomma, almeno quelli che ho lavorato io non sono mai impazzito. Maybe you won't believe me, but I did not know, met so many of these crazy directors. Maybe I was lucky. I don't know why. But the point is that actually one time I remember that I had a problem with an American director. But the point is that he used to speak somehow Italian. And he asked me for a nostalgic theme in minor, and I said okay, I'll do that. When I came back again, the director did not listen to the music until they were in the recording studio. He asked, "What have you done? I didn't ask you for something like this. I asked you for something happy." And I went back. No, you asked me for a nostalgic theme, not an happy theme. Oh, sorry, maybe I was not. I did not the language very well, and so I had to write it back the theme. But beside that, I didn't have so many problems with American directors. I had some with Italian directors, especially women. And I remember one time with one movie with Liliana Cavani, she doesn't like listen to the music until the very phase of the mixing because if she listens something which is not mixed, she no, what's this? It's not good. I don't want like that. But if she listens to the same theme in the final mix, oh, wonderful, that's good. And so these are only the point, and then the people I went to be related with for this kind of problems. But generally more with women rather than with men. Yeah, well, that's great, man. Thank you very much, appreciate it. Then we have in 1980 another masterpiece, of course, Dressed to Kill. Dressed to Kill did very well in the theater, and he did you know. And again, he was. At the time, Pino was famous now, and Brian De Palma as well. But this took the both to the next level because this did very, very well. This is like a masterpiece, independent of the music. This movie is studying all the, you know, people that study film, people who study art, and so on and so forth.
Allora, qui eravate già famosi tutti e due, insomma, però è chiaro che dopo questo film c'è stato un livello superiore. E lui dice, insomma, che questo è un grande film ed è un grande film per la musica, che non per niente poi hanno studiato, insomma, in tutte le varie scuole di cinema, insomma. Sì, è vero, è una soddisfazione aver fatto questi film, ma c'è un'intesa con De Palma che come due persone, non dico due persone che si amano perché non siamo gay, ma due persone che sentono la musica nello stesso modo, cioè quello che mi dice lui, che mi faceva capire cosa voleva, io lo mettevo in musica e ti ho detto che non sentiva mai, non ascoltava mai la musica. Un pezzo proprio del museo di questo film, il pezzo del museo che trovo che sia uno dei più bei pezzi che ho fatto, che in America trasmettevano nelle radio di musica classica. E lui aveva appoggiato una musica, che non ricordo più cosa fosse, perché ogni tanto per farmi sentire le atmosfere mi faceva sentire Sì, delle certo. cose, sì, come Una fanno tecnica. adesso, sempre la radio music allora era lì, solo all'inizio, adesso la Oggi torna è per lui, un no? problema. Sì. È un problema. Allora, quando l'ho guardato, ho detto: non mi piace questa musica, mi sembra che non dia niente alla scena, perché i protagonisti, cioè la musica qui deve essere il protagonista, deve essere come un attore in quel punto là, cioè seguono gli attori, ma chi parla è la musica. Allora ha detto: oh, sì, hai ragione, allora fai te, fai quello che vuoi. E quando l'ha sentita lui dopo in sala di incisione, che l'ha portato, è venuto vicino e mi ha battuto la mano sulla spalla e ha detto: Very good, Pino, very good, Pino. Perché lui non va oltre very good e la pacca sulla spalla. E diciamo che lì io l'ho conquistato ancora di più, perché insomma dopo è venuto Blowout, poi sono venuti altri, insomma abbiamo fatto 8 film fino all'ultimo, all'ultimo Domino. Che poi magari non so se ora parliamo. Quindi il Tre Stocchini è proprio quello che segna il nostro rapporto proprio fortemente, cioè si è formata come in quel momento una coppia che poi per varie ragioni, per altri tipi di film che ha fatto lui mi riteneva valido molto per questi film che c'era un po' che c'era suspense, che c'era sesso, che c'era un po' di intrigo, ma insomma c'erano due o tre cose, anche sessuali. E l'ha detto anche il Festival qui di Venezia, perché dicevo, ho lavorato con Morricone, con Williams, con tutti, ma per questo genere di film Pino è il migliore. Anche mi sono alzato in piedi, mi hanno fatto l'applauso. ero a Venezia anche quella volta. Sì, insomma, ci siamo trovati con Dress to Kill proprio, direi che era il massimo. E beh, anche però Blowout è stato un altro film importante per me. Parliamo E dopo, poi ho ripreso anche Tarantino il tema di Blowout. Parla più troppo. no, cerco di ricordare tutto. So first of all, was it a huge satisfaction, of course, for me, because as you mentioned, the movie was a big success, and the music was particularly appreciated. Actually, the museum scene, the music of the museum scene, was broadcasted on the classical music radios in the US, so it was Wow. such an enormous classical music piece. When I saw the movie the very first time, Brian put a temporary track on the scene, but I did not like that choice. And I suggested that in that scene, the music should have been just like a main character, just like the star of that scene. And he said, "Okay, try and do whatever you want." I did, and again in the recording studio, he came to me. He put his hand on my shoulder, which is actually the maximum compliment that you could do. He said, "Very, very good, Pino, very good." And the point is that me and Brian have the same vision of the music. We listen and we feel the music
in the same way. We are not a couple in a sentimental meaning, but certainly yeah. we are two souls with the same vibration and the same feelings, and that's why we did a several movies together, and especially movies with sex or suspense or thrillers. He always asked me to do the soundtracks, even if he worked with other composers. And as he said in Venice some time ago, he said, I work with John Williams, with Morricone, with a great composer, but for this kind of music, the very best is only Pino. And I woke up and I get the applause, and it was very, very touching. Wow. Era il Festival di Venezia, era per yeah, on the Venice Festival, Absolutely. In 1981, I don't have the record. He ended up recording the Gatto Nero with another horror film with Lucio Fulci. Well, Lucio is very important, of course, in the history Italian music. What big difference between working with, I don't know, Brian De Palma, coming after have worked many film score with Brian, and then going back to Lucio. I mean, they are, I suppose, different style, right? So la differenza c'è tra lavorare con un grande nel senso di famoso come Brian De Palma e poi lavorare con Lucio Fulci, insomma, che era una produzione più di nicchia, naturalmente, insomma, quindi probabilmente un approccio diverso, insomma, come è stata, c'è stato un salto oppure è stato naturale? No, per me è naturale, cioè a me in pratica piace scrivere musica, che sia una commedia, che sia un dramma, che sia un horror, entro dentro nel film e scrivo, ti ho detto prima, no? Non faccio differenze tra piccoli film, grandi film, il modo di scrivere è sempre quello. E la curiosità di Fulci, io lo conoscevo perché aveva già fatto diversi successi in Italia, e era un film poi, dovevo fare un altro film con lui che era prodotto da Dario Argento, quindi il giro è sempre quello, Dario Argento, Fulci, e Deodato e altri, insomma, che facevano un certo genere. E la cosa strana di Fulci è che quando mi ha conosciuto, mi ha fatto vedere il film, alla fine mi ha detto, so che sei bravo, dice, arrangiati. Cioè non mi ha dato nessun punto musica, non mi ha dato nessuna cosa, non mi ha detto cosa voleva, non mi ha dato nessuna idea. Ecco, questo era Fulci. È stata un'esperienza proprio per quello, perché ho dovuto fare tutto io. E spero che di averlo fatto bene, insomma, perché lui non l'ho neanche rivisto dopo aver fatto il film, perché dovevo fare La Maschera di Cera e invece poi è morto prima e quindi non l'ho più visto. Era una persona molto, ma io già lo conoscevo perché Fulci aveva scritto anche il testo di una canzone quando ho scritto io come sinfonia, c'era Celentano con 24.000 baci, e credo che il testo, una parte del testo fosse di Fulci. Quindi ho conosciuto al festival le canzoni. So first of all, as I mentioned before, I made no difference if I work on a Hollywood production or a small budget production. My approach and my way of composing is always the same. And since because the main point is that I like composing, so for me it's no difference. And I work with Fulci in an extremely singular way, because when I went to see the movie, he said, "Here's the movie. I know you're a good composer. Up to you." So he gave me no clue. He gave me no M, and he gave me no music point. Nothing. And I did the whole score as I felt it. Yeah. And that was the, I met him also some year before, because it was in a movie produced by Dario Argento, and used to produce also other directors like Fulci or Deodato and other. But probably the very first time that I met Fulci was many years before. But because in the same year that I used to sing Come Sinfonia, there was the Adriano Celentano song 24.000 baci,
And a part of the lyrics was written by Lucio Fulci, so many years ago. So it was the very first time that we met. I got it. And then again in 1980, I don't have the record handy, I have it upstairs. In 1981 and then 1984, went back to Brian De Palma with Blowout and Buddy Double. That each of this movie, I mean, some people can write one film score. If you're a painter, you can write one pen, or if you're a writer, you can write one book. But then again, each one of these, you know, many people, Vito, can be very happy if they have written only Body Double, only Carrie, only Blowout. And then again, Pino Donaggio, and then Brian De Palma's, another two masterpieces. You know, it's a Blowout with Body Double. It's, and Carrie, of course, it's unbelievable how good people are. You know, it's amazing. Some people would like to do only one. And then Pino Donaggio and Brian De Palma have done many, 10, 11 movies together. Sì, dice una cosa vera, insomma, dice che molte persone in realtà si accontenterebbero di aver fatto una colonna sonora come Carrie o come Dressed to Kill, anch'io me ne basterebbe una. E invece voi ne avete fatte tante e tutte di livello, di livello così alto. Adesso lui c'ha anche quello di Blowout, però c'era il piano di sopra, quindi non ce l'ha fisicamente lì, però ce l'ha, insomma, ecco. Insomma, come cosa si prova, insomma, ad aver fatto così tante pietre miliari? Ma sai, adesso ormai ho 81 anni e ogni tanto penso a quello che ho fatto e mi sembra di non averlo fatto io, perché mi sembra talmente tanta roba. Da quando ho cominciato col violino a oggi, che e poi musica classica, che ho scritto qui sugli Stiveneti, ho diretto sugli Stiveneti, cioè è tutta una carriera che... Ho scritto una biografia con la pandemia assieme a un amico giornalista, Anton Giulio Mancino, edita da Castoldi, che dove scrive, dico tutte queste cose qua, come è nata, come non è nata, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. E mi sembra la storia di un'altra persona, devo dire la verità. Quindi vedere Blowout, ho realizzato che Blowout era bello quando... Pochi anni fa Tarantino ha preso il tema e l'ha messo sul suo Grindhouse. Ma perché vuol dire che l'hanno sentita anche altri? Ma prima non è che quando usciva il film la critica anche diceva la musica stupenda, la musica, sì, forse qualcuno, ma adesso dicono Pino Donaggio un genio, Pino Donaggio una leggenda, che adesso è esagerato, ma ne avrei voluto un pochino prima e un pochino adesso, capito? Perché sono la critica e la gente è sempre. Sempre esagerata dopo, sempre postumo arriva la cosa. Infatti, postuma no, per fortuna. No, 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 ma postumo nel senso che si accorgeranno che anche dopo, sì. Io ho già incaricato mia figlia a dire: segui un po' le mie musiche, segui tu, fai fare qualcosa tu a rimbeldirle così. Però è così, cioè quando fai la cosa non ti sembra, cioè tu la fai al meglio, poi sono gli altri che decidono. Cioè, io che non vivo, io quando l'ho scritta era come quando avevo scritto, diciamo, una che non ha avuto successo, Svegliati amore, non ha avuto successo, però per me era una delle più belle canzoni che ho scritto, ma non sai perché quella ha avuto successo o perché quella... E così è il film. Non sai mai quando scrivi la cosa più bella. Perché anche quando mi chiedono qual è la colonna sonora più bella che hai scritto, io dico non lo so, perché dirò un pezzetto di Carrie, un pezzetto di Dress to Kill, un pezzo di Blowout. Cioè, io sono affezionato a un po' di pezzi dentro i film, e poi gli altri so che si scrivono perché c'è l'immagine e l'ispirazione, insomma, un po' di talento, un po' di cosa che ho scoperto davvero, ma è una cosa che non sai descrivere, come quando mi dicono, ma ho sentito in Piazza San Marco, sai, Piazza San Marco che sono le orchestrine, sono io che non vivo, quando passi. Anch'io dico, sono passato, sono io che non vivo. Ma cosa provi? Ma io non posso provare più niente, perché sono 60 anni che la sento, che la cantano, cioè, realizzi che hai fatto una cosa valida, ma non capisci al momento che la fai che cioè, il tema di Blowout fosse così bello. So che è bello, so che ce l'ho messa tutta a farlo, ma è difficile
dire, emozionarsi, ecco, con quello che voglio dire, per aver scritto queste cose. Perché se pensi che poi c'era Beethoven, c'era Chopin, c'è, quanti ne vogliamo mettere, non è che ti puoi dare delle arie, insomma. Sei contento che hai fatto una cosa che piace, ma... Ok, so it's funny because I'm 81 and if I look back to my career, my whole life, starting with the violin, then with pop songs and then with the soundtracks, it looks like someone else's life, not mine. Because at a certain point, of course, when you write a music, in the moment you do that, you do not know first if it's going to be a success or a failure. Because I had another song of mine. Qual è l'altra canzone, quella che non ha avuto successo? Svegliati amore. Svegliati amore. For example, I wrote a song called Svegliati amore, which for me is one of the best songs that I ever written, but it had no success, while Io che vivo had a huge world success. And you don't know why one had success and one hadn't. So, and from films, it's the same. Even when I did the soundtracks of Blowout or Dress to Kill or Carrie, whatever else, the critics did not say, "Oh, this is masterpiece, this is incredible." Because actually, when movies are released, not many people listen to the music. After years, they say, "Oh, this was a masterpiece. Oh, this was excellent. This is incredible." But actually, I would have preferred having more congratulations before rather than now. Maybe some before and some now, but okay, it went this way. And even for Blowout, I didn't know there was, when I wrote Blowout, the Blowout theme, I thought that it was a good theme. I thought it was a good piece of music, but I did not imagine it could have such a big success, just like Quentin Tarantino use it in Greenhouse movie. And so that's the main point. You always do your best, and then you don't know. But never forget that when you think that you are a great composer, never forget that there are some people that are like Beethoven, Chopin, at Leben, and so. Sure. You have to put the things in the right perspective, I think. Yeah. I think Pino is very humble. You know, he's molto umile. It's a masterpiece. You know, for me, looking at the movies, looking at the trance, and I have a big collection. As you know, Pino is he's way up there. I mean, he's way up there. Maybe. Lui ha una collezione. Questo non l'ha detto, ma lo so io. Ha una collezione di 8.000 dischi. Quindi tanti, insomma, la produzione di Donaggio è tra le mie preferite in assoluto, insomma. Beh, per piacere. This is another great movie. This is by Liliana Cavani, also, who directed the film, the Otra Puerta. Not many people know this film. I find it on a record store here in where I live in Washington. It's a very good. I have never seen the movie, but I really like the soundtrack as well. Sì, questo è un film che lui non ha visto, che non sa che si è avuto una distribuzione internazionale, però la musica è molto bella e insomma l'ha ascoltata, e ancora torniamo al discorso di prima, insomma, dei vari. Sì. No, è un film, chiaramente è il primo che ho fatto con la Cavani, perché ne ho fatti tre, ho fatto quello, ho fatto Interno Berlinese, e ho fatto Dove siete, io sono qui, che forse è il più bello. E questo era un po', si è visto poco, perché parlava quasi di un incesto tra padre e figlia, insomma, c'era Mastroianni e la Giorgi, e sembrava che la Giorgi fosse la figlia, non si capiva bene, insomma, un po' scorbutico. Difatti i figli della Cavani in televisione non passano mai. Certo. Quindi, anche intanto per diritti d'autore niente. Certo. Quindi è già sbagliato farlo, ma comunque mi ha servito, perché tutto serve. Cioè, io ho detto come lei, e affrontarla, qua c'era proprio un rock che veniva fuori da una radio,
e che lei, quando è arrivata, per carità, c'era su quel rock e ha detto: non so mica, questa è la musica. No, dico, questo viene piano fuori da una radio, devi spiegare tutto, capito? Però qua su questo film è interessante, c'era anche, oltre alla porta, c'era anche l'attore americano Berger, cioè il biondo Biondo, famoso. sì. Sì. E quindi era anche una coproduzione, ma è andato più in Europa che in America, credo neanche esista la versione. Poi sai che loro non traducono, quindi è un disastro. Ma è un film interessante solo per certe atmosfere che ci sono dentro il carcere con Mastroianni, che ricordo bene. E il resto, sì, credo che sia una buona colonna, ma credo che tutte siano buone colonne, quelle che scrivo io. Poi questa ti dico, perché se non mi piacesse non la scriverei. Non scrivo mai pezzi che non mi piacciono, solo perché dico, va bene, tanto passa. Quindi quasi tutte le musiche che ho scritto mi piacciono, tranne qualcosa delle prime proprio, che non, qualche primo film che potevo fare a meno di fare. Okay. Però questo è bello. So this movie was released mainly in Europe. I don't think that there is also an American release. It was somehow hard movie because it talked about incest and another situation. So it's not a movie that usually is not broadcasted on TV on prime time, of course. And but I did three movies with Liliana Cavani. The other one is Interno Berlinese, another one I can name. And qual era l'altro nome del terzo film? Cavani, Interno Berlinese, l'ultimo? Dove sono? Io sono qui. Ah, dove Erano sono? figli sordomuti. Sì, ok. Nel sale. But when I write, I always think that my music is good. For one simple reason, because if I don't like the music that I'm writing, I do not record it. That's why I think that all of what I wrote, what I composed, because except maybe except some very first work in the beginning of my career that maybe probably I could have done in a different way and maybe could have been also deleted from my filmography without any damage. But if I'm recording a piece, it means that I like the piece. Otherwise, I would not record it. Yeah, no, it's very, very good. It's another a little bit later in 1987. It's another very good film score. I think this movie didn't do well in the theater, but I really like it. It's called Dancer, of course, as well. So. Beh, Questo di Dancer abbiamo già parlato, perché proprio su Dancer la storia del tema nostalgico, e che poi invece lo voleva allegro. Yes, th this is the movie that we spoke about before when the director asked me the nostalgic theme, but he wanted an happy theme. So is this the movie? Oh, really? So we already Andrew talked about Ross. it. We already talked about it. Yeah, all right. Then they came Sally and Me. It's another very good, actually, physical. David Lynch is also involved, and Isabella Rossellini and David Lynch, and so forth. This is a very, very good movie as well. Sì, You see? Yeah, che è Sally. un buon film, anche quello, sì. E quel film l'ho fatto solo perché la regista era in quel periodo la ragazza di De Palma. E quindi mi ha chiesto di fare la musica, di aiutarla, e io ho fatto quel piccolo film, che però era molto bello. E ricordo che era d'inverno proprio, che facevo dei cori con delle ragazzine a New York, con la neve fuori. Cioè, io ricordo di quando giravo il film, poi la musica, sì, ricordo vagamente, perché sai, ne ho fatti tra Fisher e film 250, quindi Quanti? 250. Ok. Fisher, anche le Fisher, meno. Però cioè, è difficile poi ricordare tutte le musiche che sono dentro i film. Ricordo questo particolarmente perché era della donna di Brian De Palma, e che era molto carino, molto studiato, un piccolo film. Lì ho sperimentato un pochino anche lo stile di Vivaldi in mezzo alla colonna sonora, quindi ho fatto un po' veneziano Zelie & Me.
Poi c'era la Rossellini che era brava, c'era Lynch che faceva una piccola parte, un film interessante. See, this is an interesting movie, and the thing is that I did this score because the director of the movies was Brian De Palma's fiance, and so she wanted me to write the score, and so Brian asked me to do that, and I remember that I recorded some chorus when I was in New York City, and it was winter. But even if I do not can't recall all the moves because between cinema and fiction I did more than 250 titles, so it's maybe impossible to me recall every single piece. Maybe I remember when I record, I remember the feelings, I remember probably the main theme, but I can't remember any single tracks, of course. Sure. How's the relationship before we close Brian De Palma and we talk about Dario Argento? How the relationship with Brian De Palma evolved over time? Because you begin doing one score, body level, you do the carry, you do this, you do body double, blow up, and it I suppose that it evolved over time, and then all of a sudden Brian De Palma began working with other film composers. It's affected Pino emotionally, psychologically, to because the relationship evolved in time, and all of a sudden they kind of differ and go different path or. Come si è svolto, come si è evoluto il rapporto con Brian De Palma nel corso degli anni, nel suo, anche considerando il fatto che poi alcuni film Brian De Palma li ha fatti con altri compositori. Questa cosa, insomma, ti ha fatto star male, ti è dispiaciuta o cosa? No, beh, all'inizio mi è dispiaciuta perché pensavo di poter fare anche l'altro genere di film, però lui era ormai, sai, quando uno ha un'idea è quella, insomma, e poi lui è uno così, quando ha un'idea che deve fare la fa, e anche nel cinema, quindi la scelta dei musicisti, per esempio, ogni film cambiava, ne ha fatti tre, mi sembra, con Morricone. E due con Sakamoto, tre o viceversa, insomma. Poi gli altri li cambiava sempre negli altri generi. Ha lavorato con mi ricordo con Isra, no, beh, insomma, ogni volta cambiava musicista. È difficile per la musica, ma non, io ho detto anche fammi fare dei provini, no, per fare, ma lui non voleva fare i provini perché se poi non gli piacevano doveva dirmi no. E lui non voleva dirmi di no. Credo di aver capito che era questo, cioè lui non voleva, non dico umiliarmi, ma non voleva far vedere che non voleva, Piacere. gli piaceva la musica, insomma. Quando era sicuro negli altri film. Yes, to be honest, at the very beginning I was somehow hurted because he wanted to work with other film composers because I was positive that I could have done also other genres of movies, not actually only thrillers or suspense movies or whatever. But actually, Brian worked with different composers, except Sakamoto and Morricone. He did a couple of movies with. Actually, in each film, he changed. And I remember that I said to him, "Well, ask me for a demo. I could listen to your demo. If you like the demo, we do the score. If you don't like, no problem. But probably." His sorrow was that if he would not like the demos, he would have said no, and it could be creating problems between the relation, and so that's why Brian De Palma did not say okay, just listen to one demo, and then we'll see what will happen. Perché, per farti capire meglio il carattere suo, allora io stavo scrivendo e registrando, anzi, The Fan, che è un film con Laure Bacall e un ragazzo che dopo ha avuto successo, non mi ricordo il nome, ed ero, fa conto che io ero al quinto piano che registravo e lui stava facendo dei provini all'ottavo. Quando l'ho saputo volevo andare a salutare. E sai che non mi ha voluto salutare perché non voleva far vedere che stava facendo un altro film? Avevo capito che era
così combattuto, insomma. Yes, just to make you better understand Brian De Palma way of living and way of being, I was recording and a soundtrack for a movie with Laurent Boccolo called The Fan, and Brian was in the same building at the different stage to do another movie. And I thought to go to him to say hello and to how you doing, but he did not want to meet me because he would have to admit that he was doing another movie with another composer. So that's how Brian De Palma is. Yeah. Wow. Yeah. I don't know Brian. So hopefully I will have the chance to interview Brian De Palma one day because he's you know, it sometimes. I think, and we talk about this B2Do and with you as well, that, you know, a movie consists of a lot of different elements, right? There is director of photography, there is a location, there is the director of the movie, there is the film composer, and so forth. And sometimes the film composer is left at the bottom, right? The budget sometimes is only 1 or 2% of the whole budget to do the movie. And at the beginning, right, people go and see a movie, they see an image, and the film soundtrack, the film score is always in the background, and the film composer is an integral part of the movie, but it doesn't get any credit at all. Like if you go to a good restaurant, right, to eat, you pay the bill, but there is a lot of behind. There's a good chef, there is a good server, there's a lot of things that make a good restaurant, a good meal. And sometimes, unfortunately, the film composer doesn't get the credit that they deserve, or get only 1% of the movie, and so forth. It's how you manage that in life, because... Allora, dice, il film è fatto da tante persone, dietro la fotografia, lo scenografo, il regista, eccetera, eccetera. Poi il compositore arriva per ultimo, ovviamente, nella fase di post-produzione. Spesso si destina alla musica, magari l'1 o il 2% del budget. Lui ha detto così, in realtà non sa che oggi sono molto, molto più bassi del 2%. A noi in America? No, in America. In America sono sempre proporzionati, sì, proporzionati al budget, certo. E quindi poi alla fine il compositore non prende il merito che è giusto che prenda, no? Che merita. È un po' come andare al ristorante, cioè, le serie sono belle, il servizio è ottimo, eccetera, eccetera, ma poi insomma quello che conta è quello che ti portano da mangiare, insomma, sarebbe come non dare al cuoco la giusta importanza. Quindi come affronti questa cosa anche in generale nella tua vita, dal punto di vista filosofico, insomma? Ma devo dire che non... delle volte ci sono anche dimenticate di mettere il mio nome, quindi figurati. O magari i primi in America scrivevano Donnaggio con due N e una G. Sì, dico, mi sembra su Piranha l'hanno scritto. Ma non mi interessa tanto. Cioè, io quando faccio un lavoro che sono contento, lascio, dopo dimentico, cioè non penso sempre al film che viene dopo. E quindi che sia gratificato, che non sia gratificato, so io come ho lavorato, non è che mi interessa tanto, però insomma non mi interessa tanto fino a un certo punto, perché se non, la musica non andasse bene o non interessasse a chi la scrivo, non lavorerei più. Insomma, noi sappiamo che se lavori vuol dire che la musica ha funzionato, non c'è niente. Se ti richiamano è sempre perché è piaciuta la musica, non ci sono altre cose. Quindi sono gratificato soprattutto da quello, dalla gente anche che trovo per strada, che mi dice: ah, ho visto la colonna sonora, ah, sono andato a vedere quel film perché c'era la tua musica, che questo è esagerato, che è quello che vorrebbe il compositore. Ma insomma, c'è sempre una via di mezzo, dai. Va bene così, va bene in altro modo, insomma, basta che la musica... Io non ho mai vinto niente, neanche a Sanremo. Però, vedi, io che non vivo ho fatto 80 milioni di dischi, cioè non... va da sola la musica, cammina da sola. Cioè, si dice sempre, è come un figlio che poi
ti lascia e va per conto suo, ma è la stessa cosa. Se rimane, rimane, se no vuol dire che non era valida. Quindi, anche allora, quando ti ho detto prima, nessuno diceva, ah, la musica è stupenda, io magari guardavo se dicevano qualcosa. A parte che in Italia dicono una parola sola, se la dicono, sulla colonna sonora, è difficile che parlino con una colonna sonora. E in America è un po' diverso, perché lì fanno proprio, delle volte fanno uno studio sulla musica della colonna sonora. Ma voglio dire, mi è sempre andato bene tutto, non sono un rompicazzo, è uno di quelli che rompe, no, voglio così, voglio il nome più grande, voglio questo, voglio quello. Molte volte non facevano neanche il disco perché c'erano dei problemi di finanziari in America che dovevi ripagare l'orchestra o un tot dell'orchestra perché prendevano meno facendo il disco. Quindi anche quello mi dispiaceva che non uscisse il disco, però è successo, no? Poi li hanno stampati 10 anni dopo, magari. Ma sono abbastanza equilibrato su questo. No, that's not the kind of thing that affects my life and my profession. Even sometimes in some of my first American movies, sometimes they did not even wrote my name, or someone wrote Donnaggio with one two N and one G instead of the opposite. But it's not the thing that affects me in any way, because you know, music works for itself and runs for itself. I never won a particularly important award, but I have sold millions of records. So I think that's not that important. Even sometimes I met some people in the street said, "Well, I went to see that movie only because of your music." Of course, you know that it's not true. That's not the main reason why they went to the cinema. But it's somehow important for composers' ego. But I'm not a man who gets in trouble for these things or saying I want my name in a bigger character or whatever. It's not important. Is that working well? Because if you work well, they call you again to do other movies. And sometimes when I'm working, when I'm finishing the score, my very first thought is the thinking on the next one that I'm going to record after. So no problem at all. I'm not a ball breaker, I said. Now we want to talk a little bit about the Argento. This is a movie from 1991. I think it's called in one English film. Trauma. Ah, It's no, like, sick. yeah, it Sick. it 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 is a very, very, very good soundtrack score. Is are many difference between working with Lucio Fulci or Brian De Palma or Dario Argento, because Dario Argento is a very different person than Brian De Palma. Is a character. And how is to work with Assolutamente. Rio Wells? Well, Com'è che lavorare da Argento con una personalità decisamente diversa allora, da Brian De Palma o da Fulci? comunque, come idea di musica, anche Argento ha le sue idee, cioè lui, a differenza di Brian, ecco, Brian fa una colonna sonora che ha una linea, diciamo. Argento non ha una linea su una colonna sonora, perché lui magari vuole una cosa con una grande orchestra, un po' di cose con quella, poi magari vuole una musica pop, poi vuole una cosa jazz dentro il bar, poi vuole. Cioè, uno che varia come il suo carattere in pratica. Non ha la linea, non tiene la linea per tutto il film, a meno che le cose che hanno fatto con i Goblin, coloro, ma. Quando ho fatto io, credo che passava dal fatto che aveva fatto con l'orchestra sempre Morricone, poi i Goblin col gruppo. Io sapevo che potevo fare tanto l'orchestra quanto il gruppo, e credo che per questo abbia lavorato diverse volte con me. Perché lui, il primo film con Trauma, no, il primo è stato Due Occhi Diabolici, e mi aveva conosciuto per un pezzo di Vestito per uccidere, che era il telescopio.
No, Body Double, scusa, era. Dun, 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 una cosa che fa così, non so se l'hai mai sentita. E lui doveva fare una, qui stanno lavorando, una, come si dice, una cosa di moda, una sfilata di moda, mi viene Sfilata. sfilata, sì. E doveva mettere la musica perché era un suo amico, ma non so se era Armani, se era... Lui voleva questo pezzo che aveva sentito su Body Double. No, no, Body Double, era Ah, Body vuol dire. Double. Sì, Vestito per uccidere. Allora non c'era il disco, come dicevo prima, e ho mandato io il nastrino. Appena fatto poi un film, quello Due Occhi Diabolici, io stavo registrando, Sofia mi ha chiamato perché aveva convinto Romero a scegliere me per non avere due musicisti, insomma, perché Romero è il suo. Lui aveva i Gobli, non so, ha fatto una via di mezzo e ha fatto sentire la mia musica a Romero e mi hanno scelto. E quindi ho cominciato a lavorare con due generi in un film, perché il racconto di Dario era totalmente diverso dal racconto di Romero. E per questo che ti dico, che ci vai dal gruppo pop, dalla musica con l'orchestra, non ha una linea, però è la sua linea, perché la trovi anche in altri film, insomma. Okay, the main difference between Brian De Palma and Dario Argento is that in Scusa, Brian De parte Palma. che vorrei precisare che Brian De Palma è un genio, poi non dico altro. Ecco. So first I want to precise that Brian De Palma is a genius and I stop. And he's got always an aesthetic line in his movies regarding music. While Dario Argento got no this aesthetic line. There are some differences, some influences, somehow he wants something done with a huge orchestra, or he wants something rock, or he wants something different, or something smaller group, or okay, but what this piece coming from the radio must be different again. So there are so many, let's say, souls, which is actually all this difference is the same that this character like he is, okay? And actually, when I did the movie with Argento and Romero, I was a sort of compromise because Argento worked with the Goblin, Romero worked with his own composer, so they chose me as a compromise, and that was the main problem because actually I had to work in two movies in one, so two different movies in one, and that's of course difficult. Credo aver detto tutto. Mi sono perso qualcosa? No, mi sembra di no. Ok. Yeah, he was. Yeah, he's absolutely right. So I have interviewed the people from Goblin and Claudio Simonetti as well. And yeah, so that Dario used Goblin and Claudio Simonetti many times. And then he, it. But then again, like another, like Brian De Palma, right? He, for a particular genre, you know, he will use this person or that person, that person. And I just. It's interesting that people like movie director can really envision the movie and envision a particular soundtrack and say, no, I want to give this job to that person or to give to another person. Because the movies that Dario Argento end up directing are very, very different, you know, than the movie that, you know, Brian De Palma will do, you know, and so forth. So it's that was the comment. And another very good soundtrack also is Trauma, another Dario Argento as well. This is from 1993. Feel free to elaborate if, what you can remember about that. Cosa ricordi di trauma? Beh, prima detto insomma che vabbè, insomma, brevemente che è citato anche Claudio Simonetti più ospite da lui, No, insomma. ma io intendevo i Goblin con Simonetti, perché Simonetti sono molto amico ed è, so che ha fatto anche da solo, ma Sì, intendevo fare i due generi, ecco, perché Simonetti suonava anche i Goblin certo. prima, quindi adesso ha fatto delle cose anche da solo. Poi adesso gli ultimi film li ha fatti con altri compositori addirittura, quindi non lo so, però sono film che sono andati molto male Su lì a Trauma. dire. Allora, Trauma è quello che ha più orchestra, diciamo, perché ricordo che c'è una canzone
Ruby Rain, che è molto carina, che era piaciuta un po' celtica, un po' strana. Per esempio, Trauma è venuto, Dario è venuto a casa a Venezia, no, no qui, nello studio, perché io ho uno studio, una grande, che, dove scrivo. È venuto là a sentire la musica e poi ho detto, qua vorrei qualcosa di più campestre, roba così. E allora dico, vabbè, ci vediamo tra un paio d'ore. Allora è andato a farsi un giro per Venezia, io ho scritto il pezzo nuovo che voleva e basta. Poi volevo che dormisse là nel studio da me, invece ha detto, no, dice, no, no, io qua non dormo qui perché ci sono rumori che non mi piacciono, l'acqua, i gondole, i gondolieri, le serenate, no? Io sono abituato, dicevo, allora l'ho messo in un albergo lì vicino, come se avesse paura a dormire da solo uno che fa la paura, che ha fatto della paura la sua vita, aveva paura di dormire da solo là. Allora, ho trovato un albergo dove c'era anche un suo fan, sono tutto contento, è lì vicino allo studio. Niente, lui ha ascoltato tutto prima sul computer, non era uno di quelli che non voleva ascoltare, lui ascoltava proprio, anche perché era più avanti, quindi si usava già a fare i demo. Ha sentito tutto il film, in pratica ha arrangiato sul computer, poi invece è rimasto a Sofia a registrare tutta la musica. E niente, la scelta. Marco Streccioni, scommetto. Costreccioni, io ho fatto Ovviamente. 100 film con Streccioni. Mi ha detto lui che sono 100. Sì, è il Cos'è? culto. 101. Tu quanti? Io con lui 5. Beh, insomma. No, Ma vabbè. quanti film hai fatto? Beh, allora, considerando che io ho iniziato da relativamente poco, ne ho fatti 8. Appunto. Ah, 8 va bene. Perché cosa hai fatto di più conosciuto? Beh, tutti quelli di Carrisi intanto, Ragazzi a nebbia, Ah, Labirinto, Io sono l'abisso. l'ho visto. Bello, bravo. Va bene. Grazie. Magari ci vediamo una volta a mangiare assieme con Ma con Streccio. immenso piacere. Dopo mi dai il numero alla fine. Volentieri. Ok. E il trauma, ti dico, era simpatico perché c'era Piperlone e c'era anche Jim Carrey, l'attrice. Sì. Quindi mi sembrava di tornare un pochino su una cosa già, di tornare a casa un pochino, perché le atmosfere sono abbastanza, ecco, su Trauma alcune atmosfere, alcuni pezzi musicali sono vicini un po' al genere che facevo con Brian. Con lui ho usato molto più le percussioni, perché anche in mezzo all'orchestra ci sono molto più percussioni. E c'è questa canzone che ancora oggi fanno delle cover, delle cose su internet che si chiama Ruby Ray. Okay. So first of all, the trauma soundtrack is one of the more orchestral that I did. I have my own studio when I write my music in Venice, near the Canal Grande, and so Dario Argento came over because he always want to listen music before going to record and before any approval. And so I recorded on the computer, of course, and he asked me to listen to the music, and he said, "Yes, I like it, but I want something more, something like more fields, more woods, more rural." And I said, "Okay, give me a couple of hours, and I can write you the music that you want." So when he came back, there was this song that he liked, and it had many covers and has been performed many times. And the funny thing is that after I invited him to stay in my home for the night. And he was scared because there are some noises, some things, and it's weird that an horror movie director is scared of noises or strange things that he cannot, but it's like it is. And there are some similarities between Trauma and Carrie because some atmospheres, some sounds are somehow similar, and then also the same actress that acted in both movies, so in somehow was like coming back to the Carrie times, even if in this case I use more percussion than before.
Sì, era Piper Lauren, quella di Piper Lauren, yeah. Christopher Carey. Do you, the Pino, do you like to orchestrate your own music, or is not something that film composer would like to do? Some people can write it and then, okay, somebody else will end up orchestrating that, or you trust somebody else to orchestrate that? It is in one way or another that people prefer that? Or... Hai tu le orchestrazioni o ti affidi a un altro orchestratore? No, io faccio, cioè, scrivendo col computer faccio già, diciamo, l'orchestrazione. Poi la do al mio fedele Natale Natale. Mascara o magari a Beni o altri, insomma, che trascrivono, mando i file, le cose del computer e le mettono nella partitura, insomma, sono già fatte, sono arrangiamenti. Okay. Now, since I work on the computer, this music came out already orchestrated, but then I go to, then I send it to my partners, just like Natale Massaro, who is a sort of partner. We talked about him before a couple of hours ago. Do you remember? And then so with the MIDI file, they get into the score, and then from then we record. Yeah, I got it, perfect. Vorrei, scusa, invece i primi, tutto il primo periodo dei film che ho fatto, invece arrangiavano Natale While Massaro. in the very first phase of my career, the orchestration were always made by Natale Massara. All right. Perfect. Do you, Pino, do you miss writing songs and, going back to the beginning of your life? For example, in Carrie, the soundtrack include two of your songs, and I think Brian De Palma at the beginning didn't want them at first, but then you managed to convince him to include it. In that, do you miss that part of your life, early in your life, when you were writing a lot of songs and pop and that kind of stuff? Ti manca la prima parte della tua carriera in cui scrivevi praticamente solo canzoni? O cambieresti qualcosa? Ma sai, visto com'è andata, non cambierei niente, perché sinceramente non cambierei niente. Farei delle cose un po' diverse quando cantavo, sì, perché ero inesperto, ma non ho rimpianti, insomma, è andata come è andata. Io ti ho detto prima, il destino mi ha cambiato tre volte la vita e quindi accettiamo il destino, accettiamo tutto. Yeah, so since the results, I think I can't complain about anything. That's why I would not change. I have no regrets. I did what I did, and I'm satisfied for doing that. And as I told you before, fate changed my life 3 times. So let's accept our fate. I got you. I only have two questions left. And Tutte e due domande. do you like to listen to other composers well, or you prefer no, because that may influence, the next chord that you need to write and so forth, or you Ascolti anche embrace la musica listening di altri to other compositori people. o Ho capito, in sicuro. qualche maniera ti influenzerebbe? No, intanto i giovani che mi vogliono far sentire le cose non li ascolto più. Perché se poi ti viene una frase, una cosa che assomiglia a quello che ti ha fatto sentire lui, Alla fine. alla fine, appunto, questa è una cosa. Altri compositori, quando mi capita, li ascolto. Per esempio, neanche un mese fa sono andato a sentire John Williams alla Scala, perché John Williams per me è il numero uno. E qua si scandalizzano, perché non dico Morricone, ma dico Morricone è grande, nei primi cinque, non so perché. Però per me è John Williams, perché oltre a quello che ha fatto, che delle cose di successo, ma ho ascoltato anche film che ha fatto prima, che era giusto, perfetto. Non era uno che portava la sua musica al film, ma lui fa la musica sul film, perché se vedi Il Grande Freddo, altre cose che ha fatto, insomma, la musica è bella, è fatta bene e non è che ricorda Star Wars o Superman o qualcosa là. Il grande successo l'ha avuto là e quindi ha creato, beh, vorrei aver fatto io quelle cose, però secondo me è più completo, ecco. Perché altri compositori scrivono la loro musica e la adattano al film,
però sono sempre, non voglio dire uguali, ma portano il loro stile senza vedere il film. Alcuni, io non voglio far nomi, ma alcuni scrivevano prima di vedere il film. E quando gli capitava il film di suspense, allora prendevano dalla biblioteca suspense e lo adattavano al film che doveva scrivere. Ecco, io non amo quei compositori là, insomma, mi piace sentire quello che scrivono in ogni film che fanno. Per sentire, tutti hanno Come uno l'altro. stile, sì, però voglio sentire come approccia il film, insomma, cosa dà il film, perché un conto è musicare il film, un conto è cosa dai al film in più. Alcuni compositori li ascolto. Well, generally I do not list I listen no more to young composers who send me something to listen. Because I'm afraid that I could listen to some interesting phrase and then put it in my own composition, and that would be the end of everything. I still listen to John Williams, would actually I think it's always number one. And I went few weeks ago in Milan at La Scala listening to his own concert. I tried to get the tickets, but it was impossible getting tickets. I'm talking for me, not for Pino, of course. And because I think that John Williams is right, it's the number one, because I think that he's being that big and that important and then talented is especially not in his main productions like Star Wars or Indiana Jones or whatever, but in some less important movies. When you listen to that music and you listen to how he did those movies, which were less important movies, you perfectly understand that he always writes the music for the film rather than some composer who are used to have a sort of library. Okay, I'm gonna do a thriller movies. Okay, I got this piece that could be. So they got the music that they already wrote maybe in the past, and they tried to adapt to the movie. And it's something that I really do not like absolutely. Ah, sì, ecco, Go scusa, ahead. al concerto, quando ha suonato Schindler's List, il primo violino, là, così, io mi sono emozionato veramente, cioè è una musica che ti entra dentro proprio, che ti commuove, che ricordi il film per la musica in pratica, in quel punto là, sapete che è un film capolavoro, ma per dire, non è solo Star Wars e Superman. Schindler's List è una cosa stupenda per me. Yes, Forse perché studiavo il violino e suonavo il forse violino. anche per Non lo quello. so. Also, when I went to the concert, the John Williams concert, when they played Schindler's List, it was so touching, so incredible, emotional. Because even if the movie is absolutely a masterpiece, no doubt about it. But the main part of that movie is the movies that really stick to the image. Absolutely. Well, the last question. What are you working nowadays, Pino? What is in your plate for next Cosa project? stai lavorando adesso? Allora, dovrei fare un film. No, ho finito adesso, ho fatto un film per Natale che si chiamava Improvvisamente Natale, che è andato solo su Amazon. E ho 5-6 film da fare, però devono cominciare a girarli prima. E il più importante forse uno su un vampiro, donna, Medical, produzione francese e irlandese. Quello credo sia interessante. E forse un altro film americano con Jeff Baena, che ho fatto già Spin Me Around. E poi film italiani con diverse cose, insomma. Se vivo, li faccio. So first I just made a few weeks ago a movie that went to the Amazon Prime platform, and now I got the five or six projects
of moves that are really, someone is going to be shot, someone is now shooting, and there is a French Irish production on a movie talking about a she vampire, and another, of course, another probably production in America, and then some Italian production. So he said, if I'm alive, I'm going to do that. Yeah, no, you need to. We need to keep him alive because he has done so much work. And again, Vito, thank you very much for your help. You're otherwise, welcome, you know, Claudio. I couldn't have done that. And hopefully, you benefit to as well to talking to the maestro. It was Peter a pleasure Peter. For me. And hopefully we'll when I'm going to be in Italy 2 or 3 times this year, and I would like to take you, Vito, to take you out to dinner with your wife, and then Pino as well. I don't know where you live, but we'll need to make arrangement, and I can take you out to dinner as well, because I'm very grateful that that people can be able to listen to this interview. I know you don't give that too many interviews, but once I posted on the, you know, on my YouTube channel, a lot of people are going to be seeing this interview. So it's a big pleasure for me. I don't play any instrument. I don't know how to read music, but it has been an honor, maestro. Innanzitutto, insomma, ti ringrazio perché sa che non fai tantissime interviste, insomma, e quindi, insomma, particolarmente grato, particolarmente onorato, insomma, per lui è stato un piacere, e verrà in Italia prossimamente, ci sarebbe bello potersi vedere, potete andare al cinema. Lui ormai c'è il numero perché gli ho dato. You got the number. Yeah, I got the number, yeah, thank you. E quindi mi chiama, se sono qua a Venezia, ci vediamo in studio. Va bene. Yeah. Thank you very much, Claudio. Thank you very much. I appreciate it. And then he will sign the. It's another one that I forgot to mention. This one. It's a CD that I want to firmi il. Yeah. I know. Thank you very much again. I appreciate it. Thank you. Okay, grazie. Thank you.